Hi Warriors, what's up? My name is Asante One e siamo nuovamente qui per un nuovo ed entusiasmatissimo video gameplay, questa volta su Fran. Quindi, eravamo arrivati qui e avevamo preso finalmente, serenamente, la bacchetta del mago, che dovrebbe, se non ricordo male, essere l'ultima parte, l'ultimo oggetto che serviva al mago per completare l'ultimo incantesimo. Quindi, prendiamo qui e usiamola col mago. Ecco la sua bacchetta, signor Stregone. Oh, magnifico, splendido, ce l'hai fatta. Veramente, ma... dove sono le pietre? Posso prenderle? Oh, posso portarti alle pietre. Queste pietre sono veramente, veramente speciali. Quello che posso fare è piazzare le pietre sul lucchetto della porta, ma tu? Tu sei l'unica che può girare la chiave e attraversare effettivamente la porta. Oh, capisco. Ieri mi aveva detto che mi avrebbe mostrato dov'è la porta. Ah, quindi andiamo a parlare con lui, non credi? Aspetta, sospetto che tu non possa tornare a casa sembrando un albero. Oh, mi ero quasi scordata, sì, ha ragione. Può riportare indietro il mio corpo umano? Sì, posso. Questo è eccitante. Non lo facevo da centinaia d'anni. Facciamo un umano, sì, dammi i tuoi vestiti. Devo odorarli. Eccoli, signori, i miei vestiti. Fammeli sentire. Sì, può funzionare. Faremo un umano. Oh, questo è così eccitante. Bene, ora andiamo, vai al centro della stella di Terza. Oh, ok. E pensa al tuo corpo, la tua testa, le tue gambe. E le altre gambe? What? E le tue braccia, tutte e due. Ora concentrati. Elementi randomicamente selezionati, trovate la strada per la tua vera essenza. Trova la strada per il tempo. Quello, insomma. Diventa Fran, l'umana. Ora! Oh! Oh! Oh, shit! Oh! È orrendo! Oh, ok. Quantomeno ha funzionato. Sai bene? Cosa è successo? È fatto? Sì! Oh wow! Grazie mille, signore! È veramente un grande mago! Sì, questo è il mio nome, Grande Mago. Perché è il motivo della grandezza, della mia grandezza. Penso che debba andare dal re adesso. Così mi potrà mostrare la porta. Sì, io sarò proprio qui. Devo finire qualcosa. Ci vediamo lì. Ora va. Ok! Siamo finalmente tornati umani. Yeppa! Ok, quindi ora andiamo. E torniamo dal re, sperando che nel frattempo non sia successo nulla di grave. Facciamo così, va? Ehi, ciao! Sono tornato umana, vedi? Ora sono di nuovo tutto... Va tutto bene. E Fran? È come il paradiso. Cosa c'è? Lascia Mr. Midnight solo, da solo! La tua testa ti sta giocando degli strani scherzi di nuovo? Non riesci a vederti attraverso lo specchio? Sì, sembra Fran, infatti. Non sono te! Non lo sono! Lascia andare Mr. Midnight, ora! Noi uccidiamo i traditori, perché è questo quello che lui è, Fran, non riesci a vederlo? Il mio gattino non è un traditore! Mi ha promesso che sarà sempre dalla mia parte! Ha promesso! Come hanno fatto tua mamma e tuo papà? Che ti hanno promesso di prendersi cura di te? Svegliati, Fran. Sei circondata da traditori. Lasciami sola. Lascia il mio amico solo. Sono l'unica che hai, Fran. Sono l'unica che sarà sempre dalla tua parte. Ora, liberiamoci di questo traditore. Che cosa ne dici? Diventiamo felici. Diventiamo così tanto, tanto felici insieme. No, non... Oh! Vattene! Vattene, non sei me! E in ogni caso, Mr. Midnight è qui. E c'è di nuovo il vecchio stupratore. Fran, che c'è che non va? Perché stai piangendo? Sono pazza, signore, sono totalmente pazza. Il dottore aveva ragione, ma tu non sei pazza. Mi dispiace che tu ti senta in questo modo. Dovresti essere felice adesso. Hai trovato le pietre e sei diventata di nuovo umana. Questo è veramente grande, in effetti.
mia cara, lascia che ti asciughi queste lacrime. Oh, non voglio farti male, gattino, ma mi sento come se tu lo stessi per fare in qualsiasi momento. Non lo farai, ti conosco, perché tu mi vuoi bene. Sì, gattino, ti voglio tanto, tanto bene. Fran, ricorda cosa ti ho detto. Se tu ami, tu sei viva. E questa è l'unica cosa che conta. Tu avrai sempre il potere di combattere quei mostri che risiedono in te. Ora andiamo ad aprire la porta, così che tu possa andare a casa. Sì, facciamolo. Ok! Andiamo ad aprire questa porca troia di porta. Dov'è la porta? Eccoci qui! Sì, ma dov'è la porta? Oh, giusto, devo renderla visibile. Ma sei sicura che tu vuoi tornare indietro? Sono sicura, signore! Bene, eccoci qui. L'umana deve andarsene! Aprite la porta segreta nella sua realtà! Lasciate che l'umana torni a casa! Ta-da! Oh wow! Torniamo per tornare a casa, gattino! Oh 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 oh! Ziari il re! Buongiorno a te! Ho portato le pietre, così che questa adorabile creatura possa tornare a casa. Grazie, signore, sono veramente nervosa. Sarà veramente strano stare via da tutti voi. Qui, beh, allora non andartene. Posso crearti un posto dove stare? Un posto veramente magico. Mago, lei deve andare. Ho ricevuto un messaggio da uno dei Valokas. E lei non è pronta. Oh, capisco. Di cosa state parlando? Pronta per cosa? Andiamo, stregone. Piazza le pietre. Non abbiamo tempo da perdere. Ma pronta per cosa? Sai, quello che il Valokas ti ha detto riguardo il confrontarti con la verità. Oh sì, penso di ricordarmelo. Beh, dovrei? Sì, vai, mago. Oh, pietre magiche, create il lucchetto che solo l'umana può rompere. Na, 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 patata. Ok, bene, quindi, beh, ora è tempo per Fran di essere la chiave. Sei l'unica che può aprire la porta ora. Oh, wow, bene, vediamo. Shit. Allora, se io questo lo metto qui, fa questo. Ok, oh. Perfetto. Ah, vabbè, ok, è una stronzata. Devo solo muovere quello con cui si collega. No, vabbè, chissà che cazzo pensavo fosse. Ah, sono deficiente alcune volte. Ok. Oh, odore di vittoria! Di nuovo. Ce l'hai fatta, Fran. Puoi andare a casa adesso. Oh, sono così eccitata. Oh. Vorrei potervi lasciare qualcosa così che vi ricordiate di me. Oh, non ti dimenticheremo, tu sei una creatura veramente speciale. E mi ero quasi scordato, Palantras mi ha dato questo per te. Oh. Ok. Oh, grazie! Dica a Palantras che mi piacerebbe aiutarlo con le sue ferite. Ho dato i miei cerotti a una ragazza dell'ospedale, ma in ogni caso... Oh, glielo dirò, non ti preoccupare, Palantras sta meglio ora. Oh oh, prima che tu vada, devi sapere... Prima che tu torni alla tua realtà, attraverserai il bosco segreto. Quel bosco è una sottospecie di passaggio invisibile attraverso le nostre realtà e tu potresti incontrare delle terribili creature che vogliono mangiarti, ma corri e basta, sono abbastanza lente. E me lo stai dicendo ora? Sono veramente spaventoso. Non ti preoccupare, starai bene. Solo vai via che hai cagato il cazzo. Lo spero. Beh, Mr. Midnight, di addio. Noi dobbiamo andare. Addio, gentili uomini. Ho passato dei bei momenti. Io mi piacete veramente tanto. Addio. E attraversiamo il portale per l'altra dimensione. Quantomeno per tentare di tornare a casa. Vediamo, vediamo. Wow. Oh! Oh shit! Salve. Oh! Quindi è tipo una sottospecie di scrolling. Oh, va bene. Salve, gentile signora e sottospecie di colline orrende. Io devo... Merda, devo ricominciare da capo. In realtà potrei anche premere in alto a destra. Non so se voi effettivamente state vedendo, c'è un bottone che mi permetterebbe di skippare. Ma voglio tentare di superarlo così. Credo sia abbastanza inutile fare una cosa del genere. Perché skippare è una cosa che relativamente è abbastanza facile, su via.
non vedo tutte ste cose, sinceramente. Addio! Le ultime parole famose di Rex, cazzo. Ok. Dove cazzo è il portale? Quanto è lunga sta strada, Mr. Midnight? Help me! Ci siamo? Ci siamo? Sì. Ok, ci siamo. Yes! Yeppa! Ok. Capitolo 4, parte 1, i miei amici immaginari. Siamo al penultimo capitolo, ragazzi, che è diviso in due parti. E da quello che mi ricordo, da quanto ho visto, dovrebbero essere abbastanza brevi. Non sono andato a vedere le soluzioni, ma ho visto la lunghezza del testo della soluzione ed è relativamente molto piccola rispetto a com'era il capitolo 3. Oh mio Dio, la porta si è aperta, wow, interessante! Forza, Mr. Midnight, scopriamo dove siamo. Le pillole! Oh, possiamo di nuovo ritornare nel nostro mondo degli orrori. Bene, oh Fran, spero che troviamo la strada di casa molto presto. Sto morendo di fame. Mr. Midnight, guarda! Penso che siamo dall'altro lato del ponte, non ti ricordi? Quello che abbiamo provato ad attraversare prima di cadere ai Tersta. Sì, mi ricordo. Grande. Allora andiamo, gattino. Dobbiamo stare attenti ora. E queste sono le mie pillole. Wow, dove stanno andando? A home? Casa. Immagino che casa sia in quella direzione, ma... Wait a second, che c'ho una sete. Mi sta ammazzando. Pure finito l'acqua, dovrei andare in più. Allora, c'è qualcuno, qualche stronzetto con un filo. Ok. Oh, aio. Oh no, non avrei dovuto toccare le pillole. Cattiva, Fran, cattiva. Ok, bene. Ce l'ho ancora il coltello? Wow, oddio. Bene, quindi. Oh, salve! Fran, sei già qui! Beh, non ti stavo aspettando fino alle 2.35. E come posso vedere, non sei più intrappolata. Interessante. In ogni modo, lascia che mi introduca. Sono Edward, il tuo fedele amico. Salve, Edward. Sei talmente simpatico a prima vista che mi fiderò di te. Edward? Ti conosco da qualche parte, mi sembri familiare. Sì, sono la creatura della notte. Noi giocavamo insieme. Ti ho aiutato a trovare Mr. Midnight, non ti ricordi? Veramente? Penso di essermela cavata abbastanza bene a trovare il mio gattino da solo. No, ti ha aperto la finestra, stronza. Non sei tu quello che ha reso le sorelle pazze? Non sono stato io a rendere le sorelle pazze. Loro credevano che fossi io, vedi? Ma questo è perché loro non avevano mai visto dentro loro stesse. Cosa intendi con loro non avevano mai guardato dentro loro stesse? Dentro se stesse, vabbè, insomma. Oh, mi incolpavano, invece di guardare in faccia alla realtà. I loro genitori non le hanno mai amate. Ma fermiamoci, smettiamo di parlare delle sorelle, ti va? Non mi riconosci, Crafran? Quell'uomo alto con il grande cappello? Venivo sempre da te di notte e ti raccontavo storie quando eri solo una piccola bambina. Questo è molto, molto, molto terribile, sappilo. Venivo da te dopo che tu mi hai immaginato. Ma io non sono immaginario, vedi? Sono parte della tua realtà. Ti avevo immaginato? Mi sembri abbastanza familiare, sì, non posso negarlo. Io esisto perché tu esisti, la verità è questa. Tu sei in grado di immaginarmi perché io già esisto. In ogni modo, non abbiamo tempo per parlare di questo in questo esatto momento. In realtà, sono qui per portarti a casa. Seguimi. Portarmi a casa? No, non posso lasciartelo fare, non ti conosco, non ti farò del male. Non sono fatto di oscurità, sono un tuo amico. Ok, sembri simpatico. Andrò con te, ma non... Ok, forse non mi fiderò di te completamente, una cosa del genere. Oh, bene, andiamo adesso. Ho qualcosa da mostrarti. Oh mio...
Dio! È altissimo! Mr. Midnight? Oh mio caro, dovremmo fidarci di Itward. Oh, non lo so, mia cara. Facciamo finta di farlo. Così lui non penserà che siamo spaventati da lui, giusto? Ok, gattino, possiamo farlo. Beh, quindi... Wow! Guardate! La macchina volante di Itward! Che cosa ne pensate? La adoro! La adoro! Ha così tanti bottoni da premere! Sì! Con i suoi bellissimi pezzi di meccanica ti porterò a casa. Voleremo appena riuscirò a aggiustare i dettagli. In ogni caso non sono ancora le 2.35. Questo suona bellissimo, ma... Perché le 2.35, signore? Non capisco. Quello è quando il tempo diventa più lento e ci dà la possibilità di entrare nell'ultra realtà. Mazza, che è tipo un nuovo Pokémon. Dentro l'ultra realtà possiamo viaggiare dovunque vogliamo. Proprio in questo momento stiamo nei limiti infiniti della seconda realtà. Ma tu sei parte della terza realtà, capisci? Sì, capisco, anche se suona pazzesco. Ma signore, dovrei aspettare e basta finché lei non aggiusta la macchina. Aspettare? Oh, certo che no. Puoi aiutarmi a prendere l'acqua e delle bacche di fuoco, ok? Ok, bene. È meglio che non fare niente, immagino. Grande, ecco il mio fantastico secchio fatto a mano per l'acqua. L'ho fatto io stesso. Wow, bellissimo. Complimenti a Itward, ragazzi. Ah, e le bacche di fuoco. Capirai quale bacche prendere a causa del fuoco. Ok, ma signore, posso chiederle una cosa? Perché le servono le bacche e l'acqua? Oh beh, le bacche sono un carburante incredibilmente buono. Resistono veramente tante tante ore. E l'acqua è per liberarsi dallo sporco. I Camalas. Oh, Camalas, capisco. Spero che non vengano intorno alla macchina volante. Oh, non si sa mai. Ma noi sappiamo che non gli piace l'acqua, giusto? Oh, cara, mi ero quasi scordato delle tue medicine. Ti servono. Alcune cose sono ancora invisibili ai tuoi occhi. Tieni. Oh, grazie, signore. Così posso continuare a drogarmi come ho sempre fatto. Invisibili ai miei occhi? Capisco. Beh, grazie. Stavo provando a prendere le pillole prima, ma la trappola mi ha preso. Oh, sì, riguardo a quello mi dispiace. Dovevo attirare la tua attenzione in qualche modo. Beh, ok, signore. Ho sconfitto la trappola in un secondo. In ogni caso... andrò a prendere le bacche di fuoco e l'acqua. Arriverò subito! Grande! Tanto io preparo la macchina! Oh, che figo! Ok. Ah, quindi ci servono delle bacche di fuoco e dell'acqua. E ho saltato completamente il dialogo del gatto. Pardon! E che succede se prendo le pillole? Ok! Via, 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 via! Cazzo! Ma ovviamente prenderemo le bacche e l'acqua nel prossimo video gameplay. Spero che questo video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo video. Sapete che ho il vostro Rex Dovaturo. Ciao a tutti, bro. Oh yeah!